questi due giorni. C'era chi... Abbiamo ragionato in primo luogo su questi 30 anni, non da un punto di vista solo di memoria e di storia, partendo dal libro di Toni Negri. Abbiamo ragionato di questi 30 anni partendo dai grandi cambiamenti, mettendo al centro la questione del mutamento della composizione sociale. Siamo partiti ragionando della società verticale, del conflitto tra capitale e lavoro, quando il problema era o prendere l'ascensore del welfare o sviluppare il conflitto per cambiare lo stato presente delle cose. Siamo passati poi a ragionare della società orizzontale, quella dell'in or out, dentro o fuori, dove per entrare o per essere, per entrare bisogna fare l'impresa o la partita IVA, i tempi della fabbrica diffusa, per dirla con una terminologia negriana, io uso il termine i tempi del capitalismo molecolare, i tempi delle partite IVA per entrare, e abbiamo esaminato quegli anni dentro il quale il problema era capire i momenti di auto-organizzazione dei precari delle partite IVA. Siamo arrivati all'oggi, ragionando sulla società circolare e l'economia che loro chiamano della condivisione, sharing economy o sharing society, in cui abbiamo ragionato che fondamentalmente ci sono due processi in corso, uno di innovazione continuata, necessaria per stare dentro i processi, e abbiamo ragionato di start-up, farm lab, co-working, però il vero problema è che tutte queste cose sono compatibili dentro il circuito del continuare a correre per essere dentro. Abbiamo ragionato anche di quelle forme invece di mutualismo, auto-organizzazione, ormai diffuse rispetto a questo. Siamo giunti a delle conclusioni? No, nessuno ha delle conclusioni. Abbiamo ragionato che c'è una orizzontalità sociale in fermento, in resistenza. Abbiamo una crisi della politica che non riesce a far sintesi di questi processi. Abbiamo una crisi anche di quella che io chiamo la società di mezzo, cioè dei soggetti della rappresentanza, crisi del sindacato, crisi della rappresentanza d'impresa, crisi della rappresentanza del precariato, delle partite IVA. Quindi il vero problema è capire se riusciamo a ridarci delle forme intermedie di resistenza e rapporti di conflitto rispetto ai grandi processi e interrogarci sulle forme della politica che sono in crisi.